Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una gran folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, inaridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono. Un'altra cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per intendere, intenda. I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole. Perché vedendo, non vedano, e udendo, non intendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno. Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungono a maturazione. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Bene, fratelli, siamo giunti a un altro sabato, un'altra porta che ci apre verso la domenica, verso la celebrazione del memoriale della morte e risurrezione del Signore. E la Chiesa oggi ci presenta questa parabola, questa parola che è una parabola, tutta la parola di oggi è una parabola. La parabola, Gesù parla in parabole, come anche Dio, che dice nell'Antico Testamento, dice: spiegherò la mia parola con enigmi. Enigmi, parabola, è la stessa cosa. Cose, aspetti conosciuti della vita quotidiana che Gesù ha usato più di una volta per significare qualcosa simile, cioè messo accanto, secondo l'etimologia della parola parabola, posto accanto alla realtà, cioè il mistero, quello che non possiamo vedere immediatamente, non possiamo comprendere immediatamente. E per comprenderlo, questo mistero, per svelarlo, Gesù lo mette accanto a fatti concreti, a fatti reali. La tua vita, la mia vita, in questo senso è una parabola. Dentro la mia vita, cioè la mia vita significa qualcosa di più grande, fratelli. Questo è il cuore di questa parabola e di tutte le parabole. È in questo contesto che siamo chiamati ad ascoltare la parola, cioè la mia vita, la tua vita, la vita dei tuoi figli, la tua famiglia, la storia di questo mondo, ciò che sta succedendo, l'ISIS, il gender, le multinazionali, la massoneria, il comunismo, il fascismo, cioè tutto quello che sta succedendo, quello che succede nel tuo quartiere, quello che succede al panettiere, quello che succede al tuo cugino, al tuo vicino di casa. La storia concreta, reale. È una parabola, cioè è qualcosa che contiene, che è messa accanto a una realtà più profonda. Noi abbiamo bisogno di una luce. Il Vangelo sta dicendo, oggi sta dicendo una cosa: abbiamo bisogno che Cristo ci spieghi la parabola. Quindi abbiamo bisogno di che cosa? Di essere terra buona, di essere humus, di essere umili. E questo è il punto. La parabola, cioè l'inestricabilità di un enigma, che è la tua vita, che è la mia vita, che è la sofferenza che tu oggi stai provando, che è la morte di una persona cara, di un figlio per esempio, che è il cancro che ti ha aggredito e sei giovane, sei una giovane mamma, licenziamento,
tutte le cose che sono successe, accadute nella nostra vita, da quando siamo nati ad oggi, sono degli enigmi. Accettiamo che sono degli enigmi. Accettiamo che né Freud, né nessun filosofo prêt-à-porter, né nessun tuttologo che vada porta a porta o com'è che si chiama, alla gabbia o a tutte le altre trasmissioni. Ballarò. Queste non spiegano nulla. E complicano. Il mondo complica. Il mondo, invece di svelare ciò che è accanto all'enigma, perché non accetta il fatto che sia un enigma, non accetta il fatto che sia una parabola, non accetta che Dio parli attraverso le parabole, allora il mondo mischia ancora di più le carte. Dietro c'è il demonio, fratelli. Attenzione a quando la gente che dice che io sia, attenti quando la gente. Quando i grandi maestri, anche i professori dei vostri figli, che probabilmente per la maggior parte non hanno fede, attenzione, perché contribuiranno a imbrogliare di più, imbrogliare la storia, non di più, imbrogliare la storia, con la scusa, con la pretesa di semplificarla e di spiegarla. Perché dietro il demonio, questo forse non ci abbiamo mai pensato, la prima cosa che vuole fare il demonio qual è? È dirti, è convincerti che la tua vita non è una parabola, che è tutto molto semplice, che tu lo puoi capire, perché non te lo spiega. Guardate, fratelli, che questo è l'aspetto forse fondamentale del peccato originale. Devo voler diventare come Dio, cioè non accettare che la mia vita sia una parabola, non accettare che io debba dare, ispirato da Dio, il nome alle cose, come è successo durante la creazione, cioè non accettare di vivere in una creazione dipendente, cioè di essere collaboratori importantissimi, protagonisti della nostra vita, però in relazione e indipendenza costante da Dio. E questa è la pienezza, questa è la vita eterna, la vita profonda che già possiamo vivere. Allora, se il demonio ha il potere di interrompere questo canale dicendo: ah, ma questo non è libertà, questo è essere telecomandati. Lui ti dice: questo si chiama albero, tu chiamalo albero. Questo si chiama bene, chiamalo bene. Questo si chiama male, chiamalo male. Che vita è questa? Che felicità è questa? Allora, lui, il demonio, ti induce a uscire dall'obbedienza, dall'umiltà, che di fronte a una cosa nuova creata, di fronte a tuo figlio che appare nel tuo grembo, che gesti, che porti durante 9 mesi e che partorisce, che non sai se ha 2 occhi, ha un naso, una bocca, ma non sai. È un mistero. Allora, per amarlo, per dare un nome, cioè per conoscerlo, per avere una relazione profonda con lui, per possederlo nell'amore, cioè per essere una sola cosa con lui, per partecipare con Dio alla sua creazione, cioè alla sua formazione, alla sua crescita, alla sua libertà, per trasmettergli la fede, devi chiedere. Come oggi appare nel Vangelo, spiegaci la parabola. Signore, due genitori, spiegaci la parabola di questo figlio. Che vuol dire? Spiegami questo fatto della mia vita. Cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Quale mistero nasconde? Cosa mi stai dicendo? Cosa vuoi? Allora, cosa vuoi veramente? Questo è Adamo ed Eva prima del peccato. Dopo il peccato è il contrario. Perché il demonio diceva: ma perché devi chiedere? Decidilo tu! Decidilo tu, perché se tu chiedi, quello ti limiterà sempre. Se tu chiedi, quello sempre ti dirà cose che non sono per te, che non sono per il tuo bene, che sono per limitarti, che non faranno mai esplodere in pienezza tutte le tue potenzialità. Tu sei come Dio! Allora decidi tu, decidi tu!
cosa è bene e cosa è male. Spiega tu la realtà, cioè piegala alla tua volontà, piegala ai tuoi schemi, piega tuo figlio a quello che tu vorrai che tuo figlio diventi. È molto profondo, fratelli. Questa parabola dice proprio questo, come tutte le parabole. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Come? Come gli idoli. Perché allora quello che era una parabola, quello che è una parabola, cioè uno scrigno. Uno scrigno che ha un tesoro immenso, bellissimo, meraviglioso, che è la realtà, che è tuo figlio, che è tuo marito, che è tua moglie, che è la tua vita, che sei tu stesso. Questo scrigno, fratelli, questo scrigno, se ha bisogno di una chiave, perché è una serratura, che sta dicendo, la serratura, sta dicendo, sei mio figlio, sei una mia creatura. Hai bisogno di me. Hai bisogno di me che ti spieghi, ti racconti, ti illumini quello che c'è di dentro. Allora, quello scrigno, il demonio, te lo fa diventare un idolo. Te lo fa diventare qualcosa che rispecchia la tua natura corrotta, il suo inganno che prende possesso di te. E tu, il tuo orgoglio, si proietta sulla realtà, sulla persona, sul fidanzato, sulla fidanzata. Il tuo modo di pensare, il tuo modo di ispirato dalla carne, dal demonio, che stavo dicendo è il possesso, è l'essere Dio. Quindi quello che ti fa vedere l'orgoglio è un oggetto da possedere, un idolo, per soddisfare te stesso. Per questo tu lo vedrai e non vedrai nulla. Vedrai una persona, vedrai il viso dolcissimo della tua fidanzata, vedrai le sue tette, il suo sederino, ti piacerà tutto di lei, ma non capirai nulla. Parlerà, ne resterai sedotto, ti piacerà tantissimo come parla, ti piacerà tantissimo quel modo di mettere la bocca, quel sorriso, quegli occhi, quella parola, anche il suo modo di adirarsi, per dire, no? Cioè, ti piacerà tutto, ti innamorerai, non avrai capito nulla di lei, rimarrai sempre un cieco, un sordo, uno che non saprà capire, che non saprà conoscere, quindi entrare in una comunione profonda, non riuscirai mai ad unirti a quella persona, anche se ci fai l'amore. No. E questo sarebbe molto interessante sviluppare questo per tutti i fidanzati e poi evidentemente per tutti i mariti e le mogli e per tutti i preti con la propria comunità cristiana e per tutti i catechisti. Per chi ha di fronte una persona, perché ha di fronte una storia, che è una parabola, fratelli. Allora, se il tuo fidanzato non è una parabola per te, per cui tu ti inginocchi e ti metti davanti al Signore e gli dici: Signore, spiegami perché non capisco. Tu mi stai dicendo qualcosa, ma è la prima volta. È la prima volta. Il demonio dice: non è la prima volta. Il demonio ti dice: ma quello. Cioè, sono tutti riflessi condizionati, guardate che la psicologia è una psicologia che aiuta per molti aspetti, ma ha dei limiti spaventosi, perché non sono, i meccanismi non sono così automatici e matematici. C'è qualcosa che ogni volta è nuova, c'è qualcosa che ogni volta rivela, cioè contiene qualcosa che deve essere rivelato, sempre. Nell'atteggiamento di tuo figlio non è sempre la stessa cosa. Se io e te lo incaselliamo, se io e te mettiamo l'altro e noi stessi dentro un processo matematico, scientifico, secondo la esaltazione della scienza, attenzione anche questo, perché sempre ci sono dei casi irrisolvibili,
l'uomo non può abbracciare tutto, anche se conosce moltissima scienza, anche se conosce moltissima matematica e fisica. Ci sono cose che sfuggono, incidenti, precarietà, imprevisti, che sfuggono, sfuggono. Allora, questa novità che porta ogni giorno l'altro, che porta ogni giorno la storia, per cui oggi è diverso completamente da ieri, per cui il tuo fratello, il tuo marito, il tuo fidanzato, il tuo figlio, il tuo padre, tua madre, che non è sempre soltanto i genitori nei confronti dei figli, sono una persona nuova. Per questo dice, nel Vangelo dice una cosa, quando arrivano le tribolazioni, quando arrivano i tempi difficili, Luca usa Kairos, che vuol dire tempo favorevole. Sta parlando di prove, no, e tentazioni. Nel Vangelo di oggi, a differenza di Matteo e di Marco, Luca usa la parola tentazione, prova, dentro un contesto di Kairos, cioè di tempo favorevole. Allora, quello che voglio dire, senza oggi entrare in tutti i temi particolari della parabola, è che di fronte a noi c'è una storia, ci sono persone, c'è una vita e c'è una parola che ha creato, che ha dato esistenza a questa storia, che ha dato esistenza a quella persona. È una parola che continua a darle vita, una parola che continua a infondere, a creare, a rinnovare la vita delle persone, la vita di chi è accanto a te. Il problema, e perché dice la parola, e questo ha colpito tantissimo, dice che il seme, quando Gesù spiega la tua vita, la mia vita, quando spiega la parabola, sta dicendo, il seme è la parola di Dio. Poi dice in italiano, i semi caduti lungo la strada sono eccetera eccetera. In greco non c'è la ripetizione di i semi, dice quelli caduti lungo la strada, sono gli uomini, sono le persone che hanno ricevuto il seme, cioè che sono stati seminati, perché il seme diventa, loro diventano seme, cioè chi ascolta la parola diventa seme. Il problema non è soltanto come ascoltare. O meglio, il problema è come ascoltare. Ma perché? Per ascoltare bene, è importantissimo dove tu sei. Ecco il punto di questa parabola, di questa parola. Il punto centrale di tutta la nostra vita, fratelli. Il punto centrale della vita di mio figlio, della mia famiglia. Se io vivo nella strada, la parola non metterà radice. Se io vivo tra i rovi, tra le spine, non metterà radice. Non c'è umidità, non c'è l'acqua, non c'è la vita. Mi spiego? Se io vivo lungo la strada, cioè se la mia famiglia vive lungo la strada, se il rapporto con la mia fidanzata è lungo la strada, verrà calpestata la mia vita. Verrà calpestato io verrò calpestato. Verrò calpestato dalla folla, dalla massa. Qui sta parlando di folla un'altra volta. Siccome molta gente andava con lui, siccome c'era una folla, cioè c'erano anonimi, gente messa in casella, incasellati, gente omologati dal demonio, questa società. Allora, Gesù si rivolge ai suoi discepoli e dice, attenzione, vuoi vivere? Vuoi essere felice? Vuoi vivere veramente dal figlio di Dio? Vuoi diventare un figlio di Dio? Vuoi che il tuo fidanzamento sia felice? Vuoi che il tuo matrimonio sia felice? Cioè, compiuto, dice, perfetto, con cuore bello, buono, perfetto, retto. Cioè, vuoi vivere così? Vuoi vivere senza mancare di nulla? Vuoi essere quello per cui sei stato creato? Amato, chiamato, salvato.
Vuoi vivere secondo la parola che ti viene predicata? Stiamo parlando a te che la parola è stata predicata, non a tutto il mondo. A te che sei stato, a cui la parola è stata predicata e che per questo hai una missione enorme, la più importante, altro che Obama, Renzi e tutto il mondo. Niente, non sono nulla. Usceri, usceri degli usceri degli usceri. Quelli che aprono neanche il garage, capito? Niente. Meno ancora di quelli. Per quanto riguarda la missione nel mondo. Allora, tu che hai ricevuto questa parola, non puoi vivere sulla strada, punto. Non sei tu la strada. Tu puoi vivere sulla strada. Allora arrivano gli uccelli, cioè arrivano, arriva il demonio, che divora, che ti divide, ti separa, il demonio, il diavolo, ti separa dalla parola, nella strada. Perché tu non creda e non sia salvato. Profondo, eh? Non è un giochino. Perché tu non possa non vedere, perché tu non possa più credere e quindi non possa essere più salvato e quindi vivere la tua vita distrutta. Perché? Perché non sei più quel seme per il quale Dio ha annunciato a te la parola, la strada, il mondo, laddove c'è il demonio. Dove c'è il demonio nella tua vita? Scrivitelo, meditalo. Dov'è il demonio? Dov'è che il demonio sguazza? Dov'è che il demonio ha potere? Dov'è che il demonio è il principe? Non posso vivere lì. Non posso essere del mondo, fratelli. Il mondo è un altro. Non posso vivere sulla pietra. Non posso vivere sulla pietra. Non posso vivere negli entusiasmi. Dice, ascoltano. Accolgono con gioia la parola. Dov'è? Qual è la pietra? Interessante perché è esattamente l'opposto di quello che immaginiamo sia una pietra. Il sentimento, il sentimentalismo, l'entusiasmo, il romanticismo, la passione. In tutte le cose, eh? In tutte le cose. Quello che è esaltato oggi, eh? Il lato buono, diciamo, presentabile dell'uomo vecchio. Ma dietro c'è il ghigno. Dietro c'è una pietra, fratelli. Dietro c'è un cuore di pietra. La passione. Vuoi fare l'amore con la tua fidanzata? Ah, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Come Pietro. Con te andrò alla morte, alla morte, alla morte. Ah, sì? Ah, sì? C'è la pietra nel tuo cuore. Altro che amore a tua fidanzata. Infatti, quando è passato, quando arriva l'ora della tentazione, cioè il tempo favorevole, il tempo favorevole della tentazione, te ne vai, vieni meno, muori. Quando arriva la verità della ragazza, dopo che ci hai fatto sesso per 5 anni, fidanzato con lei, capito? Pensando solo a quello, in fondo, con una passione, si scopre che c'è il cuore di pietra, che non la ami per niente, che non hai messo in gioco niente per lei. Ma così vale per un marito, così vale in tutto, eh? Per un prete, tra i facili entusiasmi. Non si può vivere nell'entusiasmo. Non si può vivere in mezzo alle pietre. E poi non possiamo vivere in mezzo alle spine. Cioè dove? Attaccati al mondo. Cioè non possiamo mettere la nostra vita nel lavoro. Non possiamo mettere la nostra vita in quello che ferisce il nostro uomo nuovo, quello che ferisce il seme, che cos'è? Quello che soffoca il seme. Mettilo tu nella tua vita. Non puoi vivere al lavoro. Non puoi vivere nello sport. Se vogliamo, non puoi vivere nemmeno prendendo la vita dalla famiglia, dagli affetti. Non è quello il posto. Non è il tuo posto, non è il mio posto. Non è il terreno dove il seme può crescere, cioè dove tu puoi crescere, svilupparti, ed essere quello per cui sei stato seminato, per cui la parola è stata seminata in te, facendoti a sua volta un seme, cioè fare una sola carne con te. Quello non è. Qual è il terreno buono allora, fratelli? Qual è il terreno buono? Dice, la ricchezza, i piaceri della vita non giunge a maturazione, cioè non cresce.
non può portare frutto, cioè c'è una sopraffazione, cioè soffoca. Che cos'è? Che cos'è? L'inganno. Dove sei? Non puoi vivere nell'inganno. Non puoi vivere nell'inganno delle ricchezze. E molte volte è il lavoro, il prestigio, tanti valori mondani, sociali, culturali, civili. Non sono i nostri, non è il nostro posto, fratelli. Non possiamo metterci lì a marciare, a metterci in mezzo all'agone politico, che tutto è sopraffazione del potere. Soffocare. Tutto questo ci soffoca. Ci soffoca. Soffoca perché? Perché soffoca la verità, soffoca la libertà, soffoca l'amore a tutti, ai fascisti, ai neri, ai rossi, ai politici e ai non politici. Questo seme, se si mette lì a discutere la politica, la politica, la cultura, ha distrutto tutto. Non è quello il tuo posto. Qual è il tuo posto? Qual è la terra bella, buona? La Chiesa, la comunità cristiana. Quella è la tua terra, quella è la mia terra, l'unica dove il tuo fidanzato può, il tuo fidanzamento può crescere, svilupparsi e dare i frutti per i quali quel fidanzamento è stato dato a te. Santo, già è santo, perché anche il fidanzamento è un seme. E dentro c'è scritto amore, donazione. Tuo figlio è un seme, ha bisogno della Chiesa per crescere, ha bisogno della Chiesa per dare frutto. Il 100, cioè un frutto assurdo, 1%. Mai esiste nella natura una cosa del genere. Quindi c'è bisogno di una terra innaturale, cioè che supera la natura. È la Chiesa, che è la terra celeste, che è la terra del paradiso, è la terra dove Adamo ed Eva vivevano producendo frutti impressionanti, che sapevano dare il nome, che sapevano leggere nei fatti della storia, che sapevano leggere le parabole. Perché? Perché chiedevano costantemente. La Chiesa è il posto dove tu puoi chiedere, dove il demonio non ha potere, dove il demonio non può risponderti, perché c'è la verità di Cristo, c'è la verità che ti predica la Chiesa, che ti spiega le parabole, ti spiega tuo marito, ogni settimana, alla messa, la celebrazione della parola, la preghiera. Un cammino serio di fede, intenzione cristiana, una comunità vera, è la terra buona, dove le parabole della vita sono spiegate. Quale parabola? La morte, fratelli. La morte che tutti i giorni ci viene a visitare in molte forme. È l'unico posto dove Cristo spiega la parabola più grande, decisiva. Quale? Quella nella quale noi stiamo vivendo, che è lontano dal paradiso. Tutti noi peccatori, tutti noi abbiamo creduto alle menzogne del demonio, siamo precipitati in queste nel mondo, in queste tre terre, in questi tre terreni, tra le pietre, tra le spine, sulla strada. Ma Cristo ci ha preso, attraverso gli apostoli, attraverso segni, prodigi, il suo amore ci ha portato dentro la sua chiesa, ci ha portato nella sua terra, lui, ma questa terra è il suo sepolcro. Quella è la terra benedetta, in quel giardino benedetto, che è il giardino dell'Eden, il giardino del Cantico dei Cantici, nel Vangelo di Giovanni, dove lui è stato tradito, dove lui ha patito, dove lui è morto, è stato sepolto come un seme, perché non rimanere solo. Quel terreno è il paradiso, è quel frammento, quella meteorite che viene staccata, che si stacca dal paradiso e viene qui sulla terra, per te e per te, attraverso di te, per il mondo intero. Perché abbiamo visto, Dio non vuole giudicare il mondo, non vuole giudicare il mondo che vive sulla terra, che è sulla strada, tra le spine e sulla pietra. Lo vuole amare, ma prende te, prende me, prende tuo figlio, la tua famiglia, e per vivere, per crescere, per svilupparsi nella Chiesa. Dove noi impariamo una cosa, a vivere come Maria. Maria è la Chiesa. Maria cosa faceva? Meditava, custodiva, con perseveranza. Il seme, la parola, anche quando non capiva. Perché? Perché nel profondo dell'intimità, nel profondo di se stessa, Dio potesse spiegare a poco, illuminare la parabola, la vita, i fatti. Con che cosa? Con la chiave di questo scrigno bellissimo, abbiamo detto, che contiene questo tesoro grande. Qual è questa chiave? La croce. La croce gloriosa del Signore. Il mistero pasquale di Cristo, che nella nostra testa è. Non viene automaticamente. Nella nostra mente, annebbiata, offuscata, appesantita,
Dal peccato, da tante cose, dalle concupiscenze, dalle ferite, ha bisogno di essere illuminato, di prendere l'ossigeno, di avere questa umidità, di avere l'acqua, di avere il sole, che solo nella Chiesa si hanno, la predicazione, gli strumenti, i sacramenti, che ci illuminano, ci consigliano questa chiave che è la croce, per cui dietro in tutte le cose, c'è il mistero della morte e risurrezione di Cristo. C'è la morte di un seme che dà la vita e che produce un frutto impressionante. Così vedere tuo figlio, così vedere tuo marito, così vedere tu, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, così rispettarli, così avere pazienza, perseveranza, cioè pazienza, che vuol dire patire, che vuol dire entrare ogni giorno anche noi in questa dinamica di un seme, morire. Per risorgere, morire a noi stessi, entrare lì, entrare nella vita, entrare nella storia, patire per rispettare l'altro, per rispettare i suoi tempi, per rispettare la volontà di Dio, fino a due fidanzati, per rispettare il marito, la moglie, i figli, i genitori. Questa vita che dà frutti, frutti di vita eterna, frutti di vita eterna che il mondo vede e dice: ammazza, ma allora non capiamo niente, ma allora veramente vediamo ma non capiamo, ma non vediamo. Ci illudiamo di vedere, ci illudiamo di capire, ci illudiamo di sentire. Scriviamo libri, enciclopedie, film, ma non capiamo nulla sulla sessualità, sull'umanità, sull'amore, sulla vita, sulla morte. Non sappiamo niente. Questi sono dei poveracci, eppure in quella terra, in quella comunità, nella chiesa, mamma mia, vivono felici, sereni, perfetti, belli, belli, kalos, frutti belli. Seme bello, terra bella, vita bella, bella, bella della bellezza di Cristo. Più bello tra i figli dell'uomo. Fratelli, questo Signore ci chiama a vivere, a stare nella Chiesa, a restare nella Chiesa. A non... Poi andremo missionari, a morire, ogni giorno, nella terra, sulla strada, a essere calpestati come Cristo, avere la corona di spine, le spine. Come Cristo, fino a che la pietra, di questa generazione ci seppellisca, ma tutto per portare lì quello che noi vediamo, sperimentiamo, ci viene rivelato e vissuto nella Chiesa, il frutto che nasce dalla vittoria di Cristo sulla morte, con noi. Allora, fratelli, animo, coraggio, rimaniamo nella Chiesa. Questo insegna, questo aiuta, questo spingi, questo prega per le persone che stanno accanto a te. Le ami? Ami veramente la persona, quella persona? Ami veramente tuo figlio? Prega, 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 prega perché possa stare in questa terra benedetta, bella e buona che è la Chiesa. Così anche per te. Questa è l'unica vera grazia che in fondo è la fede, che in fondo è la speranza, che in fondo è la carità, che in fondo è la fede adulta, che in fondo è l'opera di Dio nella nostra vita. Buona giornata.